Ed oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, tra i temi affrontati quello dei flussi migratori, varate pene più severe per le violenze contro gli operatori sanitari. A Palazzo Chigi c'è Francesco Maesano. Allora Francesco, che cosa è stato deciso? È stato deciso e il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame di un pacchetto di norme per contrastare le irregolarità nell'arrivo di lavoratori stranieri in Italia, snellire la burocrazia ma con controlli più rigorosi per prevenire truffe, e l'ok dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri, mentre i centri in Albania dovrebbero essere ultimati entro la prima decade di ottobre. Approvato anche, lo dicevi, un provvedimento per contrastare la violenza negli ospedali contro medici e operatori sanitari, e semaforo verde anche per un investimento da 3,2 miliardi di euro sui semiconduttori, oltre all'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri del piano strutturale di bilancio, che ha tra gli obiettivi quello di portare il rapporto deficit-PIL al 2,8% nel 2026, uscendo così dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, e designati anche nel Consiglio dei Ministri, nel Consiglio di amministrazione RAI, i membri proposti dal Ministero dell'Economia e Finanze, Simone Agnes e Giampaolo Rossi. Ma delle nuove norme sui flussi e del contrasto alle aggressioni in ospedale ci parlano Patrizia Cermino e Giovanna Savini, e poi a voi. Per fermare le continue aggressioni verso medici, infermieri, personale sociosanitario, il governo introduce, oltre all'arresto in flagranza, anche quello differito nelle 48 ore successive, quando c'è la documentazione, per esempio foto e video, che attestino il reato. Chi compie violenze sui sanitari rischia la reclusione da 1 a 5 anni e una multa fino a 10.000 euro. Pene aumentate se il reato è commesso da più persone, come è avvenuto nel recente caso del Policlinico di Foggia. Inasprite anche le pene per chi danneggia beni all'interno degli ospedali. Abbiamo mantenuto un impegno, ha detto il ministro della Salute Schillaci, preso con chi si dedica con competenza e dedizione alla cura dei cittadini e non merita di essere oggetto di assurda violenza. Per Filippo Anelli, presidente Federazione Nazionale Ordini Medici, è un primo passo importante. Ora servono, dice, indicazioni precise per le aziende sanitarie sull'adozione di sistemi di videosorveglianza per consentire a questa norma di diventare realmente efficace.